Viteriti, buonasera. Buonasera a lei. Allora, una sconfitta inaspettata, non so, forse anche in casa Acri, o comunque giusta secondo il suo avviso, o ci sono recriminazioni in casa Acri per come è andata questa gara quest'oggi? Guarda, è stata una partita surreale, perché noi nel primo tempo dovevamo stare 3-0. Dopo il gol fatto abbiamo avuto tantissime occasioni, però arrivati davanti alla porta non so perché non c'entravamo il bersaglio, quindi c'è molto rammarico per questo. Poi nel secondo tempo due errori nostri difensivi, un batti e ribatti, poi abbiamo preso due gol in pochi minuti. Sì. Alla fine poi non siamo riusciti nemmeno a pareggiare, abbiamo avuto altre due occasioni, però niente, c'è tanto rammarico perché dovevamo chiuderla nel primo tempo, non ci siamo riusciti. Sì, mancati i gol di Gallo oggi, che hanno sempre aiutato Sì, in questo inizio di stagione. vabbè, oggi Gallo non è stato, diciamo, incisivo, però comunque ha fatto un bel gol Petrone nel primo tempo di testa. E, ripeto, abbiamo avuto tantissime occasioni nel primo tempo, a tu per tu col portiere, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Questo è il grande rammarico. Sì. Oltre a Gallo ci sono anche gli altri, quindi Certo. va bene, non va bene così, però purtroppo che dobbiamo fare? Andiamo avanti, si va avanti, ci rimbocchiamo le maniche già da martedì e vediamo un pochettino di correggere questi errori che poi se non chiudi le partite, poi spesse volte ci è capitato già domenica col Gallico. Non chiudendo la partita, abbiamo subito il pareggio all'ultimo minuto e oggi non chiudendola nel primo tempo, giustamente ci sono anche gli avversari, sono usciti fuori e hanno ribaltato il Sì, risultato. perché eravate passati in vantaggio con Petrone, poi Amendola praticamente ha fatto la differenza in questa gara, che è stato più cinico, diciamo, rispetto chiaramente ai vostri calciatori in questo caso. Sì, hanno sfruttato le uniche due palle gol che hanno creato nell'arco della partita su due errori nostri. E sono stati bravi a mettere la palla dentro, quindi il rammarico è proprio questo qua, che crei tantissimo, non chiudi le partite, poi fai due errori. Anche domenica scorsa un tiro in porta hanno fatto, non un tiro in porta, un colpo di testa perché abbiamo fatto troppi errori noi. E ti hanno pareggiato la partita e oggi due errori nostri hanno ribaltato il risultato. Quindi sono due partite che stiamo facendo tutto noi. Non chiudiamo le partite e poi facciamo errori e prendiamo gol, però Sì. Viteri, ti andiamo avanti. arriva il Sersale prossima settimana che non so, immagino avrà avuto modo di seguirlo pure con la gara con la Mantea. Il Sersale è uscito sconfitto da quella sfida, però ha dimostrato di essere comunque una squadra in crescita. Oggi ha battuto lo Scalea 2-0, è un'altra di quelle squadre che bisogna prendere con le pinze in pratica. Ma io infatti il Sersale lo metto tra le squadre candidate alla vittoria finale, perché viene da una retrocessione dalla Serie D, ha cambiato non tantissimo la squadra, poi essendo una piazza, diciamo, importante, per me è una bella squadra, domenica sarà dura, però ripeto, ce la metteremo tutta perché vogliamo ritornare alla vittoria. Certo. Dopo la bellissima prestazione di Trebisaccia la prima giornata, dove abbiamo espugnato un campo difficilissimo, vogliamo ritornare in carreggiata, vogliamo fare 3 punti per ritornare su, Sì. A diciamo. proposito di Trebisacce, in Coppa vi siete rivisti, finite in parità, giusto? Non vale errato, 1-1. Comunque chiaramente Sì, c'è la sì, gara sì. di ritorno, è importantissimo quel gol segnato chiaramente in trasferta che vi consente di gestire meglio la gara di ritorno, ma immagino che non penserete a conti particolari, insomma vorrete vincerla e basta questa gara. Beh, certamente, anche lì è stata una partita che nel primo tempo abbiamo fallito un calcio di rigore, poi loro sono passati in vantaggio e qui abbiamo pareggiato sempre con rigore e con Gallo. Quindi è un periodo che gira un po' così, dopo la vittoria di Trebisacce in campionato è un periodo che gira un po' così, un po' di sfortuna, un po' ce lo mettiamo noi e spero tanto che passi in fretta perché la squadra c'è. Oggi abbiamo fatto un bellissimo primo tempo con bei fraseggi a centrocampo, cioè, mi
mi è piaciuto tantissimo nel primo tempo, però ripeto, non siamo riusciti a concretizzare le tante occasioni da gol avute. Sì. E questo è un grosso problema e dobbiamo correggerlo subito, perché se tu non chiudi queste partite qua, poi gli avversari poi cali un po' anche mentalmente, anche cali un pochettino e quindi poi subisci il gol comunque. Beh, c'è il tempo per recuperare, dai. Sì. 3 punti alla vetta, alla terza giornata, praticamente una vittoria cambia il senso di questo campionato. Oggi vince il Locri, che insomma, a detta di tutti, è la diretta concorrente dell'Acri in questa, per la corsa alla vittoria di questo campionato. Una vittoria in rimonta che chiaramente crea entusiasmo. È una squadra che chiaramente molti dicono alla lunga verrà fuori, sarà così alla fine anche secondo lei? Sì, sicuramente, il Locri alla lunga verrà fuori perché ha costruito un'ottima squadra, è partito un po' in sordina, però oggi la vittoria, specialmente in rimonta, ha creato per loro un tanto entusiasmo. Sarà dura, è un campionato livellato, un campionato equilibrato, dove vinci una partita e sei su. Ancora comunque troppo presto, siamo alla terza giornata, certo noi, per noi c'è tanto rammarico, tanta delusione per questi punti persi in 2 partite, 5 punti, potevamo essere lì, comunque non ci disperiamo, ci rimbocchiamo le maniche, dobbiamo lavorare tantissimo in settimana perché la squadra c'è, sono fiducioso, sono fiducioso che possiamo macinare punti da qui in avanti, però chiaramente sempre con rispetto degli avversari e sempre certo. Tenendo a bada entusiasmi o altre cose, quindi dobbiamo stare tranquilli. Bene, grazie Viteritti, buona serata e alla prossima. Buona serata.